tempo che dedichiamo alla spesa, agli acquisti, è davvero impressionante. Che dobbiamo o vogliamo dedicare? Io voglio scegliere il meglio tra tanto. E devo ammettere che qui posso trovare tutto. E risparmiare anche tempo. O essere libera di godermelo. Se penso alla grande, vado sicura e carica di qualità. E qui il tanto non costa tanto. Iper la grande I. Oggi cucino un primo piatto con la dottoressa Daniela Natale, dottoressa di ricerca in tecnologia alimentare, proprio per riuscire a capire come realizzare un piatto a regola d'arte. Perché in questo caso usiamo degli spaghetti alla chitarra che metto immediatamente a cuocere perché hanno un tempo di cottura abbastanza lungo e così mi danno la possibilità di preparare la salsa mentre gli spaghetti cuociono. Perché sai che a me piace fare piatti veloci, che tu cucini, prepari, nel momento che cuoce la pasta vado a fare anche la salsa. Qui abbiamo delle poveracce o vongole, sono le nostre poveracce, quelle un po' più piccole ma che hanno molto sapore, hanno una sapidità alta, accompagnate con dei pomodorini che farò glassati in padella con un po' di zucchero e vino bianco. E in questo caso l'olio indicato proprio per questa vongola così saporita. Che olio ci mettiamo? Un olio extravergine di oliva e in questo caso Cristina ha scelto un delicato pasta. È un olio che accompagna bene i sapori dei carboidrati, è molto amaro, è mediamente amaro, piccante e fruttato. Scusa se ti interrompo, ma anche se utilizzo le vongole, che potrebbe essere un pesce, invece mi stai dicendo che è meglio utilizzare un olio per la pasta. Sì, in questo caso utilizziamo un olio della pasta che va direttamente all'interno del sughetto che andrai a preparare, proprio perché gli oli in questo caso li assaggiamo nel piatto, sono un arricchimento, un condimento di quella portata che stai preparando e che poi andrai a servire e che in questo caso il profilo sensoriale si sposa perfettamente con i carboidrati. Quindi noi dobbiamo scegliere l'olio in base alla quantità dell'elemento nel piatto dove è maggiore. Cioè io qui ho molta pasta, c'è il condimento, anche se io avrei pensato di usare un olio per il pesce in questo caso, invece avrei sbagliato. Potrebbe piacere, però noi consigliamo in genere di abbinare sempre all'elemento che è predominante all'interno di un piatto. In questo caso abbiamo i carboidrati e quindi utilizziamo un profilo dedicato proprio ai carboidrati. Allora guarda, a questo punto lo utilizzo anche per preparare la mia salsa. Sì, assolutamente. Perché in questo caso io faccio nella padella dove poi vado a saltare, a completare la cottura del mio spaghetto. E ho scelto questi spaghetti che sono un po' grossi, un po' rugosi, mi piacciono molto perché si sposano a mio giudizio con il pesce molto bene, in questo caso proprio con le vongole. Però prima faccio la salsa di pomodoro, che non è una salsa vera e propria. Olio, uno spicchietto d'aglio pulito, ho tolto anche la parte centrale che è l'anima, viene detto, perché potrebbe dare un retrogusto forte di difficile digestione, ma lo lascio intero perché poi lo vado a togliere. Nell'olio, perché così prende il profumo, olio già caldo, e per me è fondamentale quando si cucinano queste preparazioni avere la padella e in questo caso con l'olio molto caldo per andare poi ad aggiungere il resto degli ingredienti. Devono andare di rosolatura, ecco, infatti bisogna fare un attimo attenzione perché può schizzare. Questa operazione
Adesso elimino l'aglio, lo mettiamo qua. I pomodorini sono dei pomodorini, a seconda della stagione li troviamo di diverse varietà. Li faccio un po' rosolare, prendono calore, uso sempre un po' di sale e pepe. Si può usare anche il peperoncino, ma a me con queste, le poveracce cosiddette, mi piace di più il pepe nero addirittura. E per fare la glassatura del pomodoro, perché il pomodoro poi è già pronto, lo mangiamo anche crudo, e in questo caso però usare un po' di zucchero e di vino bianco mi tende a addolcire il mio piatto, perché il pomodorino ha perso l'acidità, ecco qua, e quando si è un attimino ridotto, quindi lavorando con la fiamma alta fa molto veloce, poi con le piastre induzione è tutto proiettato velocemente, vado ad aggiungere le vongole, che così si aprono e il sapore dolce ed acido del pomodorino con quello salato di queste poveracce. Io ho visto che diversi colleghi che fanno parte della Jeune Restaurateur d'Europe hanno testato questi prodotti e hanno lavorato anche sul pesce. Loro come l'hanno abbinato? Come, che tipo di lavoro avete fatto su questo olio abbinato al pesce? Sì, questo olio è stato selezionato da un'associazione che è proprio quella dei Giovani Restauratori d'Europa. Sono un'associazione con degli chef molto giovani, il più grande ha 45 anni, il limite massimo di età è 45 anni, e sono stati impegnati in questo progetto di ricerca e sviluppo per selezionare il profilo sensoriale adatto a quel tipo di abbinamento. In questo caso si sono divertiti a individuare il profilo sensoriale per l'olio pasta abbinato a 4 tipi differenti di pasta, dai ripieni alla pasta secca alla pasta fresca. E così è nato questo il suo aroma, il suo profilo appunto. Quindi anche quando facciamo dei gratinati, tipo una lasagna, un timballo al forno, è sempre l'olio della pasta che vince? Sì, io consiglio sempre di utilizzare un profilo sensoriale proprio come questo. Che caratteristiche ha? È un olio che ha una provenienza di una certa regione, un tipo solo di olio, cioè ci sono delle olive scelte, oppure viene fatto un lavoro diverso? È un olio extravergine, ha una provenienza comunitaria. Spesso nello scenario comune l'olio di provenienza di qualità più alta è quello di provenienza italiana. Noi ne siamo sicuramente dei grandi fan, ma dobbiamo però dire nella cultura olearia che la qualità non è data, non è legata direttamente alla provenienza. Al territorio. Esatto, ma un extravergine è tale se rientra nei parametri della categoria merceologica e soprattutto se viene lavorato bene. E quindi extravergine che parametri ha? Perché molte volte si fa confusione con olio d'oliva e olio extravergine, tant'è che c'è un disciplinare, ci sono delle regolamentazioni ben precise, però molte volte quando andiamo a fare la spesa, anche normalmente, si legge olio, sì, extra d'oliva, ma non sappiamo la differenza di quel prodotto. È vero, l'olio d'oliva è un olio che appartiene proprio alla famiglia oliva ed è raffinato. L'olio extravergine è invece un prodotto naturale, sì, le olive vengono semplicemente molite meccanicamente e il grasso che si ottiene appartiene a questa categoria merceologica. Se ha un'acidità libera pari o inferiore allo 0,8% di acido oleico e una mediana del difetto pari a zero, una mediana del fruttato superiore allo zero. Quindi non è raffinato, ho capito bene, invece l'olio d'oliva subisce una raffinazione. Subisce un processo di raffinazione. Quindi va pulito un po' da alcuni... Sì, se vogliamo, da alcuni elementi che potrebbero dare fastidio, quindi viene raffinato completamente, miscelato con una piccola percentuale di extravergine destinato poi al commercio. Allora guarda, ti faccio un attimo la mia ricetta. Mentre spiegavi, io ho aggiunto le vongole nei pomodorini, ho messo anche un altro goccettino di vino, che tra il pomodoro, le vongole, abbiamo tanti gusti qui che dovrebbero, speriamo, equilibrarsi bene, poi li assaggerai, me lo dirai, e cominciano ad aprirsi
Io le lascio col guscio, perché poi può essere anche bello, simpatico, mangiare e poi andare a mangiarsi queste poveracce. Però si può anche a questo punto privare tutto il guscio. Però quando li facciamo velocemente, il tempo di cottura della pasta, portiamo, la salsa è quasi pronta. Ho preparato anche un po' di prezzemolo come erbettina aromatica per insaporire e l'aggiungerò proprio a crudo alla fine sul piatto. A volte succede che si mette in cottura, però preferisco sempre metterlo a crudo, le erbe aromatiche, perché tendono un attimino a... sono foglie così delicate, così sottili, che se le metto nel fondo insieme all'aglio tendono a bruciare più velocemente. A volte c'è questa abitudine, però poi si è visto che negli anni si è proprio persa, perché si tende a rovinare molto il gusto dell'erba aromatica, ed è un peccato. Invece in questa maniera lo mantiene. Proprio noi abbiamo tutti questi elementi, prezzemolo, un profilo sensoriale di quest'olio, me lo puoi descrivere? Quest'olio è molto fruttato, ha delle note vegetali e ha un'intensità di amaro e piccante che sono medi. Quindi quando tu parli di piccante, che io sento come se fosse del peperoncino, o il piccante in questo caso? Perché molte volte noi assaggiamo ma diamo delle indicazioni diverse, no? Per te il piccante è una cosa, quando vai a degustare l'olio invece io piccante penso al peperoncino, invece non penso che in questo caso si tira fuori il peperoncino. No, in questo caso assentiamo due elementi gustativi, l'amaro si percepisce nella V linguale, quindi abbiamo delle papille gustative nella parte centrale, il piccante invece viene percepito nella parte radicale della lingua, qui all'altezza del collo. Ah, quindi è proprio anche nelle posizioni. Guarda, nel frattempo io ho tirato... come si suol dire, scolare gli spaghetti, li ho tenuti un attimino al dente perché completo la cottura con la salsa in padella, tant'è che ultimamente a volte si dice anche proprio risottare la pasta, no? C'è che proprio chi fa tutto il procedimento di cottura quasi dall'inizio, e naturalmente la pasta diventa molto legata perché tutto l'amido rimane. Io ho l'abitudine di fare l'ultima parte finale, gli ultimi 2-3 minuti, così c'è una riduzione di tutti i vapori, tutte le umidità della mia salsa. Lo spaghetto, in questo caso la chitarra, tende proprio ad assorbire, quindi anche lo spaghetto avrà il sapore del mio condimento. Poi noi qui abbiamo abbondato di condimento, anche perché poi le vongole fanno molto volume, no? E vedi che lo porto proprio a fine cottura, quando arrivo alla fine salterò la pasta col prezzemolo e un po' di olio crudo, proprio per esaltare ancora di più. E ci siamo quasi. Quando vedo che la mia padella è bella asciutta sul fondo, vado con un filo d'olio. Il prezzemolino che abbiamo aggiunto proprio alla fine. Ecco qua, e ho proprio gli spaghetti legati con la salsa, lo mettiamo qua, e diciamo che questo diventa un piatto unico alla fine, sì, perché abbiamo tutti gli elementi, la pasta, ma anche abbiamo un bel condimento di vongole, ecco qua, poi siamo stati avari di pasta e carichi di vongole, che a noi non dispiace. Adesso noi mettiamo, ma sicuramente poi possiamo mangiare anche queste vongoline. Voilà. Mettiamo un po' di prezzemolino fresco e anche un filo di olio, perché qui a mio giudizio ci sta proprio. Ecco qua, questi sono gli spaghetti alla chitarra con le poveracce e i pomodorini glassati. Perché la pasta Fumaiolo è così fresca? Perché utilizziamo solo ingredienti naturali 100% italiani
e la conserviamo proprio come faresti tu, solo grazie al freddo. Così è sempre pronta nel tuo congelatore. Scopri e condividi il gusto della pasta fresca Fumaiolo. Senza conservanti, buona come fatta in casa. Pronta nel banco freezer. Fumaiolo, la pasta fresca più fresca. Prova anche gnocchi, tortelletti e tanti altri formati. Ci siamo ispirati a voi per creare una polpettina tenera come un bacio. Polpettine Amadori, preparate con gustosa carne di tacchino e pollo 100% italiani. Parola di Francesco Amadori.